Buonasera a tutto il pubblico di Teletruria, ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Subito in primo piano ancora la vicenda della Fimer con il vecchio CDA che risponde con una nota dura alle accuse della proprietà. Sarebbe sufficiente rileggere l'intera documentazione del tribunale, dicono, per rendersi conto come gli azionisti impediscano che la vertenza si risolva. Se gli azionisti non avessero revocato il nostro CDA, Fimer sarebbe oggi stata salva. Il concordato sarebbe andato a buon fine, il futuro dell'azienda sarebbe stato ben diverso da quello che oggi si prospetta, esclusivamente a causa di quanto accaduto a partire dal 3 aprile in avanti, e ciò anche in considerazione del decreto del Tribunale di Arezzo del 5 giugno 2023. All'intervento degli azionisti della Fimer S.p.A. datato 3 giugno, oggi replicano Claudio Roberto Calabi, Francesco Di Giovanni e Alvise Deganello, componenti del vecchio CDA dell'azienda di Terranuova Bracciolini, produttrice di inverter per fotovoltaico e occupata da giovedì sera dopo la rinuncia al concordato da parte della proprietà. In una lunga e dettagliata nota, il vecchio CDA di Fimer ripercorre le tappe che hanno portato alla fissazione di una nuova udienza per il 14 giugno alle 14 presso il Tribunale di Arezzo, finalizzata alla dichiarazione dello stato di insolvenza e alla successiva amministrazione straordinaria. Il vecchio CDA specifica poi: non risponde al vero e infatti non risulta da alcun atto che il Tribunale di Arezzo abbia minacciato il fallimento della Fimer prima del 3 maggio. Come si rileva dal decreto del Tribunale emesso in data 26 aprile, è invece vero che il disordine e la confusione provocati dalle decisioni assunte dagli azionisti hanno determinato la convocazione dell'udienza del 3 maggio 2023, con all'ordine del giorno la possibile revoca del concordato medesimo da parte del Tribunale di Arezzo. È vero che il Tribunale ha poi evitato di revocare il concordato perché il nuovo CDA, evidentemente con il consenso degli azionisti, ha aderito alla proposta McLaren-Greybull, confermando la scelta effettuata dal CDA del quale i sottoscritti facevano parte. La revoca del concordato imposta dagli azionisti è giudicata un danno per Fimer e per il percorso che avrebbe potuto permettere la chiusura con successo della procedura concordataria e favorire la soluzione della vertenza. E domani intanto alle 11 è previsto l'intervento del ministro Urso, che potrebbe decidere, come nella sua facoltà, di dichiarare lo stato di insolvenza anticipando di fatto il tribunale, velocizzando l'amministrazione controllata. Sempre domani nel pomeriggio i lavoratori incontreranno il prefetto di Arezzo e poi giovedì alle 18.30 riceveranno la visita del vescovo Migliavacca e sabato mattina invece di Laura Boldrini. E noi invece cambiamo argomento e passiamo alla cronaca con un orafo rapinato in via Nardi ad Arezzo. Titolare di una commerciale orafa, racconta di aver subito una rapina da oltre 100.000 euro. L'orafo avvicinato, aggredito da tre persone e derubato di due borse contenenti metallo prezioso lavorato. Il fatto è accaduto stamani in via Antonio Nardi, una traversa di via della Chimera, nella zona compresa tra Porta San Clemente e Porta San Lorentino. Sul fatto indaga la polizia, il cui intervento sul luogo è stato richiesto dalla stessa persona rapinata. Secondo la testimonianza che l'uomo ha fornito agli inquirenti, prima sul posto, poi in questura, dove è stata formalizzata la denuncia del fatto, sarebbe stato aggredito da tre persone, le quali dopo averlo avvicinato si sono impossessate dell'oro lavorato, dandosi poi alla fuga a bordo di auto. Il colpo sarebbe stato compiuto in breve tempo e forse studiato nei particolari. Sull'episodio vengono formulate alcune ipotesi, una di queste è che i malviventi sapessero bene come muoversi e che conoscessero le abitudini della persona presa di mira. Le indagini sono in corso, si cerca di ricostruire il percorso compiuto dagli autori della rapina. Nel frattempo sono state anche disposte le ricerche, ma per il momento ancora senza esito. Stando a una prima stima, il bottino si aggirerebbe sui 100.000 euro. La cronaca giudiziaria: 13 assoluzioni e 7 condanne. Questo è il verdetto del Tribunale di Arezzo sull'inchiesta Argento Vivo, che ipotizzava un traffico illecito d'argento e che ha visto 20 imputati, almeno nel processo che è seguito ad una parte di patteggiamenti. Il PM Marco Dioni aveva chiesto pene che variano da un minimo di 1 anno e 3 mesi fino ad un massimo di 4 anni e 6 mesi. L'inchiesta, datata a febbraio 2015, fece emergere una frode incentrata, secondo la procura, sulla compravendita di argento e metalli preziosi. Ancora la cronaca: colpisce la moglie mentre lava i piatti. Il tribunale lo condanna.
Avrebbe sferrato un colpo di coltello alla coscia destra della moglie perché infastidito dal rumore che faceva mentre lavava i piatti, condannato dal giudice a 9 mesi. L'episodio accadde nell'appartamento della coppia nel comune di Laterina Pergine nell'aprile di 2 anni fa ed è approdato oggi in tribunale ad Arezzo a sostenere l'accusa di lesioni aggravate il PM Bernardo Albergotti. L'uomo, un 51enne sentito in aula, ha raccontato di aver colpito la moglie per sbaglio mentre questa stava sistemando la cucina. Il giudice, tuttavia, dopo aver ricostruito i contorni della storia, ha deciso di condannare l'uomo incensurato a 9 mesi. Ed ora invece andiamo in Val di Chiana per l'esattezza tra Castiglione Fiorentino e Marciano per vedere in che stato versa il ben noto ponte ad arco di Cesa. La segnalazione è arrivata da alcuni abitanti della zona che percorrono quel tratto di strada ed è stata poi ripresa e commentata su Facebook dallo stesso sindaco di Castiglione Fiorentino Mario Agnelli. I residenti segnalano lo stato di degrado e di incuria in cui si trova il ponte ad arco sulla strada provinciale 25 della Misericordia che collega i comuni di Marciano e Castiglione Fiorentino. Il cemento appare scrostato e in alcuni punti i ferri delle armature sono scoperti. Lo stato del manufatto è documentato da queste fotografie che testimoniano lo stato dell'opera. I residenti e lo stesso sindaco di Castiglione Fiorentino Agnelli chiedono quindi alla provincia, titolare per la manutenzione della strada, di compiere verifiche con i relativi interventi per evitare che la situazione si aggravi e per scongiurare il rischio dell'interruzione di questo collegamento, come già accaduto in passato nel territorio di Castiglione Fiorentino al ponte di Brolio. E su questa vicenda arriva anche la nota del segretario provinciale della Lega Gianfranco Vecchi. È doveroso, dichiara, che il presidente Polcri faccia subito la propria la questione, adoperandosi per far compiere verifiche ai propri tecnici con i relativi interventi per evitare che la situazione si aggravi. Sulla stessa linea la nota che è stata diffusa sempre oggi da Libera Castiglioni dopo l'intervento sui social del primo cittadino Mario Agnelli. Ed ora invece veniamo alla diga di Montedoglio, animata assemblea pubblica a Pistrino. 600 sono le firme raccolte dal comitato per dire no al riempimento completo dell'invaso. L'ex Cinema Smeraldo di Pistrino ospita un incontro molto sentito dalla cittadinanza del comune di Citerna, che è l'organizzatore, con Gianluca Cirignoni, per parlare di questa sicurezza della diga. Qual è il vostro pensiero su tutto questo? Il nostro pensiero è che non c'è utilità di una grande diga come quella di Montedoglio se non c'è la sicurezza delle popolazioni che stanno a valle di questa diga e che sono direttamente coinvolte nel rischio primario, che è quello della distruzione delle abitazioni in caso di danno catastrofale e di perdita della propria vita. Quindi la diga di Montedoglio è sì una risorsa, ma è una risorsa solo se è sicura. Noi su questo abbiamo forti preoccupazioni, perché tutti sappiamo che nel 2010 al primo collaudo sono caduti i conci, sappiamo che la Procura della Repubblica di Arezzo ha fatto fare una perizia con la quale ci dice, pur avendo assolto gli indagati perché estranei ai fatti, ma i fatti sono confermati, quindi errori di calcolo, errori di progettazione, utilizzo di materiali scadenti, quindi siamo molto preoccupati. Siamo ulteriormente preoccupati perché l'ente gestore della diga ha deciso di fare una conferenza pubblica, un incontro pubblico sulla sicurezza anziché in Valtiberina, in Val di Chiana. In Val di Chiana si prendono tutti i benefici della diga, la Valtiberina sopporta tutti i rischi. Allora, fare questo senza invitare i nostri sindaci, escludendo il comitato, ci fa pensare, ovviamente, che ci sia qualcosa da nascondere. Vogliamo una diga sicura e perché sia sicura deve essere bloccata l'operazione di collaudo in questo momento, deve essere portata a 90 milioni di metri cubi, come era dopo che è crollato il concio, prima che venisse ricostruito, perché ha servito egregiamente a tutti quelli che erano i suoi scopi, sia per uso irriguo che idropotabile. 4 cuccioli di cane di taglia media trovati nelle campagne vicino al casello autostradale Aretino sono ora al canile in attesa di una nuova casa, probabilmente vittime del business delle staffette dal sud e abbandonati al loro destino. Cuccioli cercano casa al canile di Arezzo, sono appena arrivati, Alessio. Sì, esatto, sono appena arrivati, sono una futura taglia medio grande, per ora dimostrano di essere socievoli, però sono cani da guardiania, incrocio pastore, quindi bisogna avere o spazio oppure molto tempo da dedicargli. Qual è la loro storia? La loro storia è particolare, che sicuramente è una cucciolata abbandonata perché l'abbiamo trovata nei pressi del casello
battifolle, dell'autostrada di battifolle. Erano nei campi adiacenti, dei cittadini ci hanno fatto le segnalazioni, siamo andati e ne abbiamo trovati 4. Infatti ora siamo anche in contatto con delle persone lì nella zona per capire se ce ne potrebbe essere degli altri. Questo però è un abbandono che onestamente noi ci siamo detti che forse potrebbero anche essere vittime, dico io, di quelle staffette dal sud che poi vengono verso il nord e magari non hanno avuto un esito positivo di affidamento nelle famiglie e quindi poi questi cani vengono dispersi nel territorio, perché ora sta cominciando anche questo tipo di abbandono. E veniamo ora alla festa dell'Arma dei Carabinieri, incentrata sulla solidarietà alla Romagna colpita dall'alluvione, sulla necessità di essere sempre presenti tra la gente per garantire la sicurezza. La giornata tradizionale si ricorda l'arma e il lavoro di un anno. La benemerita, quindi sempre al servizio dei cittadini, sempre vicino alle collettività, è un momento di festa ma anche un momento di bilanci. Colonnello, avete scelto il centro affari perché il meteo fa sempre le bizze, però la cornice è sempre bellissima. Sì, la cornice è molto bella, abbiamo scelto il centro affari perché le previsioni meteo non erano buone, però devo dire che il centro affari ci garantisce comunque una riuscita da un punto di vista anche proprio di location invidiabile. Si può fare il punto di un anno di operazioni, si parla tanto di sicurezza, di presenza tra la gente, ecco, qual è il bilancio? Il bilancio è positivo, il bilancio chiaramente può essere tutto migliorato, ma è un bilancio positivo perché le forze di polizia nel loro complesso hanno garantito comunque una presenza costante, una visibilità costante, un ascolto, una vicinanza. Secondo me hanno lavorato bene anche sotto il profilo della percezione di sicurezza, della prevenzione e anche della repressione. Chiaramente c'è tanto da fare ancora, ma va bene. Per questi giorni si aumentano i controlli, ecco qual è un pochino il primo bilancio da chi è stato stabilito un giro di vite? Principalmente in questo momento seguiamo quello che riguarda un po', diciamo, l'aspetto giovanile, quindi anche l'aspetto sociale della devianza, ma c'è la stessa attenzione, c'è la medesima attenzione su tutti i temi che destano particolare sensibilità nella popolazione. Colonnello, un'ultima battuta, adesso inizia la settimana della giostra, insomma un periodo caldo, quanto siete preoccupati? Quanto basta, diciamo che affronteremo con serenità un evento chiaramente che riguarda l'ordine pubblico, un evento importante, attira tante persone, ci sarà tanta attenzione. E domani 7 giugno è la giornata mondiale sulla sicurezza alimentare. Bastano poche accortezze per evitare rischi di contaminazione da batteri come ad esempio la listeria. 7 giugno, giornata mondiale della sicurezza alimentare. Dottor Giorgio Briganti, qui nell'Aretino abbiamo avuto anche casi di batteri importanti, ce ne sono stati in Italia e quindi serve ricordare che cosa? Serve ricordare che nel consumo degli alimenti vanno utilizzate delle regole auree che si concretizzano in un rigoroso rispetto della catena del freddo per gli alimenti deperibili, non utilizzare mai alimenti con data di scadenza superata e avere un minimo di accortezza nella manipolazione di alimenti, lavandosi le mani nella gestione di alimenti diversi. Se utilizziamo verdura, dopo aver manipolato la verdura, lavarsi le mani e poi continuare nei lavori di cucina. Quali sono i batteri più importanti o più diffusi? Il batterio più diffuso per tossinfezione alimentare in Italia è la salmonella, ma non è quello che ci preoccupa di più. Abbiamo il Campylobacter, che è un batterio che si trova soprattutto in carne di pollo e carni suine. Abbiamo la Listeria monocytogenes, che nell'ultimo anno o due anni ha creato grossi problemi, soprattutto per il consumo di alimenti che andrebbero consumati cotti, quali i wurstel, invece consumati crudi. L'appuntamento è per sabato prossimo 10 giugno, dalle 17 all'1 di notte torna Pescaiola da vivere. Quella di quest'anno, tra l'altro, è l'edizione del decennale.
Pescaiola da vivere spegne 10 candeline. Festeggia quindi le 10 edizioni, l'evento di successo organizzato da Confcommercio su iniziativa dei commercianti della zona, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, oltre al contributo di Banca Tema. L'appuntamento è per sabato 10 giugno. È un momento molto sentito sia per quanto riguarda gli imprenditori, quindi i commercianti di questa strada, ma anche di tutti i cittadini che abitano qui. Quindi è una festa vera e propria di tutti coloro che vivono in questo quartiere, ma non solo, perché è una festa in generale molto sentita anche dalla città, è sempre molto partecipata e lo scopo poi di questa iniziativa è proprio questo, quello di far vedere anche, diciamo, i bei negozi che ci sono in quartieri come quello di Pescaiola, farli non riscoprire ma comunque visitare ancora di più, e poi lo spirito è questo, lo spirito di aggregazione. La festa coinvolgerà l'intera zona di via Alessandro dal Borro, via Benedetto Croce e largo Primo Maggio. Dalle 17 all'una di notte spettacoli, eventi, shopping e negozi aperti. È una festa di quartiere che, come solitamente dico sempre, diventa più una festa quasi di frazione, quasi di paese, visto le dimensioni, visto le dimensioni dei nostri quartieri, che rafforza anche l'identità, il senso d'appartenenza a quel quartiere o quella microfrazione, se volete. La Camera e Confcommercio, che ringrazio perché è ovviamente l'anima dell'organizzazione, e la Camera che ovviamente affianca questa iniziativa da sempre convintamente, perché è da sempre un grande successo ovviamente di quartiere e dell'impresa. Un letto modernissimo, capace di dare sollievo a chi soffre di determinate patologie, è quanto donato dal Rotary Club di Arezzo alla Casa Pia. Bella donazione del Rotary Club Arezzo. In particolare, che cosa avete donato? Abbiamo donato un letto antidecubito. Il Rotary ha pensato a questa donazione, ma ha pensato a una delle più importanti istituzioni di Arezzo, l'Istituto Fossombroni, che per tutti noi è la Casa Pia. Una realtà che si è mantenuta nel tempo e che è sicuramente un simbolo della nostra città. Rotary ha fatto questo bellissimo gesto nei confronti della nostra struttura, e soprattutto perché questo significa che c'è una sinergia importante fra tutte le realtà del territorio e la nostra Casa Pia, perché la Casa Pia è di tutti gli aretini. La parte Casa Pia è un'eccellenza nell'aretino, ma questa eccellenza viene anche proprio da queste donazioni importanti che ci vengono fatte, in questo caso del Rotary, che così garantiscono la continuità di queste eccellenze. È importante dal punto di vista quindi del supporto alle finanze, al bilancio dell'azienda, ma aggiungendo anche all'utilità, alla caratteristica, oltre ad avere delle alette nella rete particolare che favoriscono insieme al materasso la prevenzione per i decubiti, l'altra caratteristica importantissima, visto anche ormai l'incidenza altissima delle malattie di Alzheimer, di cadimento cognitivo, permette questo letto di abbassarsi fino a terra, praticamente a 20 cm, quindi permette di togliere le sbarre e fa dormire le persone più agitate senza dargli la contenzione della sbarra, perché praticamente se dovesse cadere dal letto non succede nulla. E sempre questa mattina nella sede di Confindustria di Arezzo è stato presentato il corso specialistico ITS della Fondazione Prodigi, che inizierà il prossimo ottobre. Vediamo a chi è rivolto. Un corso ITS che avete creato ad hoc in base a quelle che sono le esigenze delle aziende, che ovviamente ben conoscete. Chi esce da qui poi come si posiziona sul mercato del lavoro? Quali opportunità avrà? Ma sicuramente è un corso molto richiesto dalle aziende di tutti i settori, perché la figura che andremo a formare è un programmatore informatico, che è una figura trasversale richiesta non solo dalle aziende informatiche ma anche dalle aziende di vari settori, dall'elettronica, alla meccanica, alla moda. 2000 ore di corso rivolte ad un massimo di 25 studenti, che cosa si va a approfondire? Il percorso che abbiamo pensato per loro quest'anno diventa tutto a un tratto qualcosa che va dall'ambito della sicurezza informatica alle banche dati, soprattutto quelle per esempio di Microsoft o Amazon, rivolte direttamente su quello che è il cloud, alla poi gestione di questi dati. Tu stai frequentando il corso di quest'anno, come ti stai trovando? Che cosa stai imparando? Come classifichi questa esperienza?
Allora, sto imparando a programmare a livello di siti web o a livello di database che può servire spesso e volentieri nelle aziende in qualsiasi, di qualsiasi settore. Io ho già studiato informatica all'università ed è il motivo anche per cui ho scelto il corso, perché una cosa che ho notato è che l'università italiana tende troppo a essere empirica e non concentrarsi sul pratico e sul laboratorio. E questo corso invece? Totalmente il contrario. In chiusura, massima attenzione alle truffe telefoniche. Sedicenti operatori di compagnie di energia tentano di propinare nuovi piani tariffari. Occhio alle truffe telefoniche, a chi chiama spacciandosi per sedicente operatore di Estra, di Enel o altre compagnie di energia elettrica, gas, telefonia o quant'altro. È gente senza scrupoli che approfitta della vergognosa fuga di dati e violazione della privacy che avviene al momento della stipula di un contratto con una qualsiasi compagnia. Questi dati vengono quindi messi a disposizione di sedicenti truffatori che chiamano gli ignari cittadini e propongono cambi tariffari, a patto che il contatto avvenga di persona a casa dell'utente. È una truffa, eppure pericolosa, perché in casa possono esservi anziani che ingenuamente firmano documenti che possono rivelarsi dannosi e onerosi per il contraente. Cari cittadini, ricordatevi che nessuna compagnia onesta chiede di presentarsi a casa vostra e di farsi consegnare altri dati sensibili più di quelli che non abbiano già, e soprattutto di farvi firmare documenti. Su questo il legislatore dovrebbe intervenire e impedire il proliferare di queste truffe che si basano in maniera scriteriata sulla diffusione dei big data delle persone. Termina qui il nostro telegiornale. Subito dopo di noi potrete assistere come ogni sera a Newsline, dentro la notizia che ripercorre quanto accaduto alla festa del vino organizzata alla cantina dei vini tipici dell'Aretino. E poi 9:10 a cura di Barbara Perissi, dedicato alle borse di studio del premio Semplicemente Donna. E poi la serata proseguirà con Ben Godi, il bello e il buono della nostra regione, che oggi ha per titolo Passione Verde. Alle 23 il consueto immancabile appuntamento con In Compagnia di Alessio. Per l'informazione invece potrete seguire le nostre breaking news. Grazie a tutti voi per la vostra attenzione.